Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Mite Missile SCP. Oggi parleremo dell'SCP-567, chiamato anche Le Segrete, Cassa dell'oggetto Euclid. Una foto di SCP-567 attraverso la telecamera di sorveglianza. Poi c'è due specie di contenimento. Il sito 41 è sostituito presso lets Cast con l'obiettivo di contenere SCP-567. L'entrata per SCP-567 deve essere tenuta chiusa in ogni momento. Tutte le porte delle celle devono essere monitorate off-site tramite telecamere in circuito chiuso, nell'eventualità in cui la, una porta venga aperta o violata. La squadra speciale Delta-9-AXE ha il compito di, conten, di, di contenimento immediato dell'istanza di SCP-567-9. Se il contenimento risulta impossibile, è autorizzata l'eliminazione. A casa della natura di scp 567 e della vicinanza ad esso, che TF9 Delta sarà al lavoro per aderire a TF9 Delta, un candidato deve avere una fedina penale pulita, non aver commesso nessun crimine, perfino agli ordini della Fondazione, essere di moderati credi politici, avere forti convinzioni circa l'importanza di sostenere la legge, avere una forte, forte timore di ferire gli altri con le proprie azioni, essere un. esatto. Descrizione. SCP-567 è collocata nella segreta di sotto del sito 41, ubicata nei dati cancellati. Consiglia una serie di 8 celle, designate da SCP-567-1 fino a 567 8 Con la maggior parte delle pe persone e oggetti, le cellule rimangono inerti. Tuttavia, quando gli individui incontrano determinate condizioni entrano in 2,5 metri dalla porta della cella e delle catene si materializzano e si lanceranno dentro trattenendo il soggetto e trascinandolo all'interno. Una volta che la porta della cella si chiude e chiave, entrambi i catene e il soggetto svaniscono senza lasciare alcun tipo di traccia dietro di loro. Ogni cella appare avere sulle sue, pro, sue proprietà, uniche proprietà scatenanti per essere attivata. Quello che semmino volvere come. Te il commettere una qualche sorta di datto criminoso o eretico. Ok. Se il video ti è piaciuto, mi lascia un bel mi piace, di continua a seguire la serie per questo video. È tutto, noi ci vediamo alla prossima!